lampeggiante, poi un po' più avanti gli lasciamo lo spazio per passare. Ok. Quindi non c'è solo immondizia qui, presidente, c'è anche il vetro. C'è il vetro, sì. Purtroppo. Sindaco, che cosa sta succedendo stasera? Vogliamo dare dimostrazione di civiltà e quindi persone dell'associazione Protezione Civile, che sappiamo benissimo svolgono attività di volontariato, insieme a componenti dell'amministrazione hanno deciso di ripulire la situazione, di ripulire un po' tutte le campane, quindi eliminare questo brodo, sperando che questo possa servire d'esempio a chi purtroppo ancora con un grande senso di inciviltà continua ad abbandonare rifiuti in maniera impropria vicino alle campane del vetro. Quindi lei spera che si incentivi un po' l'educazione civica? Sì, innanzitutto lo facciamo perché comunque è giusto che i cittadini che regolarmente fanno la differenziata secondo le regole che sono state imposte possano beneficiare di un territorio più ripulito, più pulito, più consono. E nello stesso tempo speriamo con questo gesto di sensibilizzare chi ancora non si adegua pieno a queste nuove norme di gestione dei rifiuti. Sindaco, so che oggi o ieri avete stipulato una nuova convenzione stamattina una nuova convenzione con la Polizia Provinciale. In tarda mattinata abbiamo stipulato una convenzione con la Polizia Provinciale per incentivare i controlli sul territorio e quindi debellare questo fenomeno che ormai è diventato insostenibile e non giustificato. Possiamo sapere in che cosa consisterà questa collaborazione con la Polizia Provinciale? Avremo a disposizione diverse unità della Polizia Provinciale che saranno utilizzate e che di concerto con la Polizia Locale svolgeranno funzioni di controllo del territorio e quindi ristabilire un pochettino l'ordine pubblico, ma anche comunque un servizio di igiene più adeguato. Tutti a Rutigliano sappiamo che ci sono stati degli appostamenti davanti alle campane da parte della polizia in borghese. Che cosa ha sortito questo servizio? Hanno sortito dei risultati, nel senso che comunque sono state rilevate delle infrazioni e sono state deferite alle autorità giudiziarie anche alcuni soggetti beccati lì con l'abbandono, perché comunque con la nuova ordinanza è previsto il deferimento alle autorità giudiziarie. Adesso con l'ausilio della Polizia Provinciale sicuramente saranno incrementati, incentivati questi controlli e per chi purtroppo non smaltisce e non rispetta l'ambiente ci saranno comunque le conseguenze che l'ordinanza prescrive. Quindi l'ultima ordinanza da lei emessa la settimana scorsa sta dando risultati, nel senso che avete, mi ha detto, già deferito all'autorità giudiziaria alcuni incivili colti in flagranza a depositare rifiuti per strada. Sì, e così quante persone sono state già deferite? Da notizie che ho, che risalgono a un paio di giorni fa, sono i deferiti alle autorità giudiziarie sono due, però abbiamo rilevato diverse infrazioni amministrative. Sono state multate. La multa di che entità ha questa multa? Noi partiamo da 25 a 500. In una prima fase stanno sanzionando al doppio del minimo, quindi 50 più 6 euro di diritto, 56 euro. Però è una fase iniziale. È chiaro che se il fenomeno dovesse continuare saremo costretti ad inasprire anche un attimino, magari ad applicare il massimo ad della applicare sanzione, il massimo della sanzione, potremmo anche prevedere sanzioni anche più elevate. Lo facciamo per il rispetto detto di coloro che comunque stanno gestendo i rifiuti secondo gli ordini impartiti e secondo comunque quelle che sono ormai direttive
che ci vengono imposte anche da istituzioni sovraordinate. Possiamo dire che per gli incivili cominciano tempi abbastanza duri dopo 5 mesi dall'inizio della raccolta differenziata porta a porta, Sindaco? Io spero sempre e confido sempre nel buon senso dei cittadini, della comunità, così come confido anche sulla collaborazione di chi oggi smaltisce in maniera adeguata e quindi di quei cittadini seri, onesti e civili. Dopodiché per chi continuerà a non rispettare le regole cominciano tempi duri. Sappiamo anche che la campagna, non solo la città, ma anche in campagna, diciamo, il fenomeno dell'abbandono è abbastanza diffuso. State prevedendo un intervento anche in campagna? Abbiamo un servizio programmato anche per la campagna, così come stiamo prevedendo anche altre forme di controllo che vanno oltre il presidio delle campane e oltre l'ausilio della polizia provinciale. Va bene, grazie Sindaco. Grazie a lei. Luigi Di Fino, presidente della Protezione Civile di Rutigliano, vi state improvvisando operatori ecologici oggi, come mai? Sì, anche questo, però non ci tiriamo indietro, sinceramente ci credo. Ho sposato subito questa iniziativa stasera, perché il nostro compito è quello, giustamente, quello di sensibilizzare la popolazione, perché non è giusto, insomma, la raccolta a Rutigliano sta andando bene, siamo ai primi posti, quindi... per colpa di quella 10% di popolazione che non riesce a capire. Speriamo che con questa manifestazione, con questa dimostrazione, riusciamo a muovere almeno le coscienze. Questo è quello il mio intento. E poi sono pronto sempre a tutto, non c'è problema. Vai avanti, poi a fianco. Che cosa sono questi? Presidente, sono rifiuti ospedalieri. Sono rifiuti speciali, questi purtroppo non andrebbero assolutamente lasciati. Qui bisogna stare attenti anche a manovrarla questa roba. Ci sono delle norme ben precise su questi rifiuti qua. Sinceramente io sono allibito, non so che dire sinceramente. Ma adesso li separiamo. Cioè questo è un cartone pieno di rifiuti, diciamo, sanitari. Stiamo separando noi, poi per la discarica li portiamo già separati, perché questi hanno una strada diversa, hanno per gli altri. Ma voglio dire, è un cartone pieno di rifiuti sanitari? No, due, sì, lo stiamo... Cosa sono? Flebo? Flebo, sì. Scusa. Questi adesso li mettiamo da parte, spero che non ce ne siano più. È giusto che ci siano. Andiamo.